Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, proprio accanto alla cappellina interna del convento dei frati minori cappuccini, per raccontarvi le vostre storie. Ecco, continuate a scriverci a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione. Come è entrato nella vostra vita? Come ha scritto Valentina, che lei racconta fin da bambina conosce Padre Pio grazie alla devozione di sua nonna, la nonna paterna, Grazia. Ricorda vividamente una sera in campagna quando un'ombra somigliante proprio al santo, racconta, si manifesta su un muro di fronte loro. Nonna, mamma, c'è l'ombra di Padre Pio, esclama Valentina emozionata. Da quel momento, ecco, vede, ecco, questo segnale, questo segno, questa figura, questa impressione, una presenza costante nella sua vita, specialmente nei momenti di difficoltà, bui, che poi affronterà con la sua famiglia. Luglio 2023, il marito di Valentina vive un periodo di forti contrasti lavorativi, problemi di salute, che lo demoralizzano. La coppia inizia a confidare in Dio, cominciano, a chiedere, ecco, l'intercessione di Padre Pio con fervore, pregando, ecco, di allontanare dalla loro vita persone cattive. Non appena poteva, mio marito si recava in chiesa per rimanere da solo in quel luogo e poter pregare. Nella stessa chiesa c'è una statua di Padre Pio. A fine agosto decidono di fare un viaggio a San Giovanni Rotondo con i loro genitori, la figlia di 4 anni. Quel pellegrinaggio porta pace, serenità nella loro vita. E al ritorno Valentina mette anche un quadro in casa di Padre Pio come segno di protezione, un braccialetto con il volto del santo. Ecco, però poco dopo è la figlia di Valentina che sta male. I linfonodi del collo si infiammano, diventano gonfi, la piccola perde appetito. Allora, ancora qui torna la grande fede della famiglia. Valentina allora decide di affidare la protezione di Padre Pio, dandole una piccola immaginetta del santo insieme ad una medaglietta della Madonna delle Grazie, che la porta con sé ovunque, la bambina. Chiedeva appunto a Padre Pio di essere guarita. E quando Valentina porta sua figlia dal pediatra, nota questa immagine del santo anche sulla scrivania, in ospedale dove vengono fatte le visite. Ecco, la presenza di Padre Pio diventa tangibile per la famiglia, per Valentina. Nel frattempo è in attesa anche del suo secondogenito. Al momento del parto si trova in una stanza accanto alla statua della Madonna e la notte, prima del grande giorno, avverte una mano sulla fronte che la rassicura. Sono certa che era la mano di Padre Pio, racconta Valentina. Lo racconta con emozione. Il giorno successivo suo figlio nasce, ma per problemi respiratori viene immediatamente portato in terapia intensiva. Anche qui un altro difficile momento. Valentina e suo marito si affidano nuovamente alla preghiera, sperando in un miglioramento che arriva dopo 24 ore. Dopo essere tornati a casa con il loro bambino, la guarigione progressiva quindi della figlia, Valentina e suo marito sentono anche questo desiderio di tornare qui a San Giovanni Rotondo, di ringraziare Padre Pio, di affidarsi, ecco, alla Madonna delle Grazie. Prenota il soggiorno con fede. E lei racconta: Padre Pio ci darà la forza per andarlo a trovare e ringraziarlo. Nonostante lei sottolinea le preoccupazioni per il neonato per affrontare questo viaggio, in quel viaggio vissuto con grande gioia riescono a far benedire tutti i ricordini, visitare tutti i luoghi del santuario. Con te vicino non siamo mai soli, dice Valentina, grata per la protezione che Padre Pio ha donato alla sua famiglia.